Nuovo volto per la stazione ferroviaria di Pistoia. Da oggi cittadini e turisti possono usufruire di una stazione non solo più bella, grazie al restyling dell'intero edificio, ma soprattutto più accessibile. Ora tutti i marciapiedi sono alti 55 cm, come da standard europeo. Ci sono 3 nuovi ascensori che collegano i binari al sottopassaggio completamente rinnovato. È stata rimodernata tutta la segnaletica, oltre all'installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED. Una stazione decorosa, accogliente, anche una stazione più sicura. È un biglietto da visita importante per chi arriva e chi parte da Pistoia e comunque dalla Toscana. Fa parte di quella cura del ferro che noi abbiamo lanciato, che perseguiamo con grande convinzione. Devo ringraziare RFI che si sta impegnando molto nella riqualificazione delle stazioni, nell'abbattimento delle barriere architettoniche, nel miglioramento dell'informazione, quindi tutto quello che serve per avere un servizio più qualificato, unendo questi investimenti sulle stazioni a quelle sull'acquisto di nuovo materiale rotabile, che vede negli ultimi 3 anni entrati in servizio in Toscana oltre 73 treni nuovi. Questo intervento di riqualificazione è stato realizzato da RFI con un investimento di circa 5 milioni di euro e fa parte del piano industriale del gruppo Ferrovie per migliorare il comfort e la sicurezza delle stazioni italiane e rafforzare la loro funzione centrale di snodo intermodale. Sì, un investimento molto importante per Rete Ferroviaria Italiana, circa 5 milioni e mezzo di euro per riqualificare interamente la stazione con nuova accessibilità, quindi al marciapiedi alti, H55 secondo gli standard europei, riqualificazione completa dell'intero fabbricato viaggiatori, nuova illuminazione a LED sia nelle pensiline che nel sottopasso, restyling del sottopasso, realizzazione di nuovi servizi igienici e tutto un sistema per far sì che il cliente fruisca al meglio della stazione.